Prima seduta del 2023 per il Consiglio regionale della Toscana. Tre giorni di aula anche in notturna per la discussione, in primis, della manovra finanziaria 2024-2026, che comprende, oltre al bilancio per il prossimo triennio, anche la legge di stabilità e il collegato, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2024. Ad illustrare la manovra da 12 miliardi di euro, il presidente della Commissione. Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani. In una cornice che comunque resta una cornice complessa, la regione toscana vara un bilancio appunto per 12 milioni di euro, che in larga parte è costituito. Dal fondo sanitario, come di consueto, che supera i 7 miliardi e mezzo, che ha avuto da una parte un incremento in termini di risorse libere, ma che dall'altra parte ha visto una riduzione sul punto delle risorse vincolate. Tant'è che il saldo delle risorse per eh, la sanità in questo caso prevede un incremento di circa 34 milioni di euro. Da registrare però la contrazione dei trasferimenti da parte dello Stato delle risorse collegate all'articolo 20 della legge dell'88 dedicata all'edilizia sanitaria. Ci sono quindi una serie di misure di carattere generale che vengono adottate con questo bilancio e che vedono alcuni settori avere incrementi di risorse e altri invece subire delle contrazioni. Oltre alla sanità che aumenta di circa 34 milioni le risorse a disposizione, Abbiamo anche settori come le politiche del lavoro, le politiche sociali che vedono un incremento di risorse rispettivamente di 55 e di 80 milioni. Anche il settore dei trasporti ha un incremento di quasi 40. Eh, milioni di euro, così come si registra un incremento di 23 milioni di euro per il settore delle politiche agricole. Chiaramente ci sono altri contesti, come ad esempio quelli della eh, difesa del suolo, della tutela del territorio, che subiscono invece una contrazione di risorse abbastanza imponente. Ma quel che è certo è che comunque la manovra di bilancio sarà nel corso dell'annualità 2024 oggetto di una serie di interventi attraverso una serie di variazioni che potranno andare anche a ridistribuire la disponibilità di risorse nei singoli settori e nelle singole missioni. La discussione si è incentrata sul tema sanità e sull'aumento dell'IRPEF previsto per far fronte alla mancanza di risorse. E noi eravamo di fronte a un bivio, il bivio di fronte a un governo che a differenza dell'anno scorso, di quello che accade con il governo Draghi, non ha riconosciuto i cosiddetti payback, cioè il surplus per l'acquisto dei dispositivi medici. L'anno scorso furono 420 milioni che arrivarono attraverso un decreto ministeriale che quest'anno ormai a dieci giorni dalla fine dell'anno non c'è stato, eppure eh, avremmo avuto una cifra di questo genere come credito della regione toscana, non essendoci. Questo siamo stati costretti a ricorrere a una sorta di una tantum con quello che è un addizionale IRPEF, del resto noi eravamo fra i più bassi dell'IRPEF, e conseguentemente eh, 200 milioni che saranno destinati: 190 a quello che è la copertura delle spese del sistema sanitario pubblico della Toscana e 10 milioni a quello che è l'innalzarsi del contributo alle famiglie che hanno vissuto danni dall'alluvione. In particolar modo l'aumento dell'IRPEF previsto creerà un gettito di circa 200 milioni di euro. Gli incrementi riguarderanno i redditi da 28.000 a 50.000 euro. Si passa dall'1,68% al 3,32%. Per i redditi oltre 50.000 euro l'aumento va dall'1,73 attuale al 3,33%. Il tema del payback in ambito sanitario e l'aumento dell'IRPEF catalizzano il dibattito in aula tra varie interruzioni e momenti di tensione. Dal centro-destra un netto no all'aumento delle tasse. Non era assolutamente il momento di aumentare le tasse ai cittadini toscani dopo tutto il periodo pandemico, poi crisi energetica e soprattutto l'alluvione che ancora oggi stiamo attraversando in Toscana. Si vuole far passare il messaggio che si tassano soltanto i redditi sopra 28 mila euro. In verità i redditi sopra 28 mila euro lordi sono tantissimi in Toscana e soprattutto pensate a quelle famiglie monoreddito, magari con uno, due, tre figli a carico, dove una differenza di importo 3, 4, 500 euro alla fine dell'anno sono una quantità corposa di soldi che avrebbero sicuramente destinato a, ad altro. Noi non siamo d'accordo sull'aumento delle tasse, il Presidente Gianni aveva già aumentato il bollo auto il 2022 dicendoci che cosa? Che c'era un problema in sanità, quindi i problemi in sanità erano conosciuti da tempo si poteva valutare appunto, altre, si potevano valutare altre strade come quella che noi sosteniamo da tempo, il problema sanitario, la governance non funziona, la sanità in Toscana non funziona, perché vedete si fa passare il messaggio che non si vogliono tagliare servizi, non si vuole tagliare il sistema sanitario, ma il sistema sanitario toscano è al Collasso, le liste d'attesa sono sempre più lunghe. Non si sono verificate nuove assunzioni, se non quella degli amministrativi di un certo tipo. Non si parla di nuovi medici, non si parla di nuovi infermieri. Pensate che all'ospedale di Cisanello sono sei le sale operatorie che sono state chiuse nell'ultimo mese per una spending review. Quindi questo non vuol dire andare a migliorare la sanità toscana. Dobbiamo ammettere. Che il fallimento della riforma del 2015 è in crisi. Dobbiamo ripartire da lì, farci domande serie e concrete su quello che dovrà essere nei prossimi anni la sanità toscana, che non può andare avanti così e non possiamo continuare mettendo in mano, la, la mano alle tasche dei cittadini toscani. Erano anni che non vedevamo più la politica utilizzare il metodo. Se ho un debito per colpa mia, me lo faccio pagare con le tasse dai cittadini. Era roba che apparteneva a un'altra epoca politica. E quindi, speravamo fino all'ultimo di vedere un presidente Gianni che per raccimolare quei 200 milioni di euro che la sanità toscana perde. Non quest'anno, attenzione, perché ho sentito qualcuno parlare di deficit di 200 milioni quest'anno, è un deficit strutturale, tant'è che l'aumento delle tasse che ha previsto Eugenio Giani per sanare questo buco non è un aumento delle tasse per un anno, è un aumento delle tasse che sarà da quest'anno in avanti. Quindi purtroppo eh, speravamo di vedere altro, speravamo di vedere un governatore che per fare fronte a questi 200 milioni mancanti eh, si fosse inventato un piano di riorganizzazione, di razionalizzazione, eh, di revisione delle spese della sanità. Ha fatto la cosa più eh, semplice, passatemi il termine, ma anche più vecchia che la politica ci aveva abituato negli anni addietro. No, dice anche il movimento 5 Stelle, paghiamo la mala gestione in sanità e gli sprechi. Questi 400 milioni di buco che mancano dal bilancio della sanità, eh, credo eh, che eh, dovrebbero essere evidenziati in bilancio, non ci risulta che sia stato fatto e eh, mi domando come sia possibile perché chiunque legga il bilancio, ammesso che abbia tempo di farlo e voglia, eh, non legge da nessuna parte che mancano 400 milioni, si legge soltanto sui giornali. Quindi c'è qualcosa che non torna. Se c'è veramente un credito anche di difficile esigibilità andrebbe indicato in bilancio e eh, diciamo messo da un fondo di svalutazione dei crediti, dall'altra, io immagino, non si capisce come mai invece non è stato fatto. Contrario all'aumento delle tasse all'interno della maggioranza, anche il gruppo d'Italia Viva che chiede soluzioni alternative. Noi teniamo ferma la nostra posizione. Siamo fortemente contrari all'aumento dell'addizionale IRPEF. Ancora di più dopo che abbiamo visto gli atti, noi ieri chiedevamo. Che potessero essere non presentati oggi chiediamo di poterlo ritirare è veramente irrazionale inico e ingiusto il fatto che le persone che guadagnano da 28.000 euro a 50.000 euro debbono avere un incremento percentuale maggiore maggiore rispetto a quelle che guadagnano più di 50.000 euro io mi auguro sia un errore ma siccome non è un errore perché le carte cantano sono scritti, dico fermiamoci io credo che ci sia tempo per approvare il bilancio anche la prossima settimana. Fermiamoci, ritiriamo questo atto, mettiamoci a sedere e poi lavoriamo insieme per come trovare queste risorse. Io sono convinto che si possa riscuotere un credito nei prossimi quattro mesi. È quello che abbiamo come Toscana nei confronti delle case farmaceutiche. Il governo Meloni non sta assumendosi la propria responsabilità, non sta garantendo quel credito. Però è ingiusto il fatto che un medico, che sotto la pandemia era un eroe... Le case farmaceutiche in quel momento si arricchivano, le persone morivano e oggi a quel medico che tu vai a chiedere 1200 euro in più all'anno, in media, qualcuno anche di più, perché già ne pagano 1600, perché vi raccontano quelli che sono gli aumenti, ma non vi dicono quanto già si paga, saremo la regione d'Italia che paga il massimo di addizionale IRPEF e in questi casi viene raddoppiata e viene raddoppiata perfino a coloro che guadagnano 1400 euro al mese perché ti raccontano l'incremento ma non ti dicono il fatto che già la pagano e quindi un insegnante, un medico, un operaio, un infermiere pagheranno il doppio come addizionale. Riteniamo che veramente sia ingiusto... Conseguenze politiche? No, noi siamo coerenti, dice il capogruppo, con gli impegni in maggioranza. L'impegno preso in maggioranza è definire la legislatura senza aumentare le tasse. E noi stiamo all'accordo di maggioranza firmato con il presidente Gianni da tutta la coalizione dei partiti che lo sostenne nel 2020. Noi siamo fermi lì, siamo coerenti lì con quegli impegni. Un passaggio obbligato per tutelare la sanità pubblica d'eccellenza toscana, spiega il capogruppo del PD. Abbiamo ponderato a lungo e che certo non facciamo a cuore leggero perché tutti quanti credo avrebbero preferito non gravare sui contribuenti toscani, anche se noi abbiamo scelto di chiedere una sorta di contributo di solidarietà alle fasce più alte o medio alte. Vale a dire eh, chi più ha eh, gli chiediamo uno sforzo per eh, far sì che la sanità toscana, che è una sanità considerata di eccellenza anche eh, dalle indagini ministeriali possa eventualmente migliorare e non sicuramente regredire. Di fronte ad un governo che da una parte in percentuale ha tagliato il fondo per sostenere la sanità pubblica, dall'altra non ci riconosce il PEPEC che l'anno scorso era di circa 400 milioni e che è previsto da una legge dello Stato. Noi avevamo poche altre scelte, poteva essere quella di mettere il ticket sulle eh, ricette, quello di aumentare i medicinali, sarebbe stata una tassa indiretta nei confronti di chi ha, ha bisogno di curarsi perché eh, ha, ha meno salute. Eh, potremmo rinviare questa decisione come ha detto qualcuno e fare la battaglia perché il governo ce la riconosca, ma se poi il governo non la riconosce, eh, passata la fine dell'anno noi saremmo costretti ad andare in piano di rientro e quindi automaticamente le aliquote dell'IRPEF andrebbero al massimo non soltanto per le fasce più alte come abbiamo previsto noi, cioè non prevedendo nessun aumento per chi fa una dichiarazione dei redditi da 0 a 28 mila euro, ma sarebbero aumentate per tutti, in più aumenterebbe l'IRAP a carico delle aziende. Quindi questo noi non ce lo possiamo permettere. L'aumento dell'IRPEF arriva attraverso un maxi emendamento. Ma direi che il maxi emendamento sempre più si sta profilando come una misura necessaria di fronte a questa mancanza da parte del governo di riconoscere quei 420 milioni che sono un credito. Fossimo fra privati, noi avremmo pignorato i beni. Non può accadere che una regione pignori i beni dello Stato. Ma la situazione che si sta creando è questa. Manca soldi, si aumenta le tasse. Mi sembra una cosa abbastanza banale, scontata. Che eh, pensiamo, a, tra l'altro, intervenga in un momento drammatico: per parte dei toscani ci sono. Eh, 30.000 famiglie e imprese che sono state colpite da un evento eh, drammatico, quello dell'inizio di novembre, allora la risposta che gli si dà per ora è che gli si alzano le tasse. Il maxi emendamento che riceve il sì del Partito Democratico, Italia Viva, non partecipa al voto. Il centrodestra, il Movimento 5 Stelle, si esprime in maniera contraria. I consiglieri di opposizione di centrodestra srotolano anche uno striscione in aula prima del voto. Al termine della tre giorni di lavoro, 54 gli atti collegati alla nota di aggiornamento, con emendamenti dei gruppi di opposizione approvati, 6 di Forza Italia, 12 della Lega, 9 del gruppo di Fratelli d'Italia, il presidente Gianni traccia il bilancio. Abbiamo messo in salvo la sanità toscana. Quello che chiaramente ormai il governo vuole fare è quello di indurre tagliando, impedendo di avere in questo caso 420 milioni di payback che ci spettano per legge e che l'anno scorso un diverso governo con il Ministro Speranza avevamo avuto. Il tentativo è chiaramente di indurre restringendo le spese alla sanità, di tagliare e spostare sulla sanità privata quello che sono le indicazioni. Noi a questo ci ribelliamo, allora abbiamo dovuto prendere la posizione di incrementare quello che è l'addizionale IRPEF. Ma è una tantum, intanto quest'anno ci riorganizzeremo, cercheremo di limare, aggiustare e cercare di capire dove poter svolgere gli stessi servizi con meno spesa e al punto in cui arriveremo il prossimo anno eh, nuovamente ci riporteremo a livelli più bassi eh, di eh, imposta IRPEF. Misure finanziarie urgenti e straordinarie per fronteggiare la situazione di grave emergenza derivante dagli eventi calamitosi dello scorso novembre sul territorio toscano. L'aula consiliare discute la proposta di legge che prevede un intervento finanziario straordinario per dare sostegno a famiglie e attività economiche extra agricole che hanno subito danni a seguito di quegli eventi e per cui il Consiglio dei Ministri ha riconosciuto lo stato di emergenza. È una legge Importantissima, il primo aiuto concreto che arriva dalla Toscana, sottolinea la presidente della commissione sviluppo economico Ilaria Bugetti. Andiamo a stanziare 12 milioni a favore delle imprese e 25 alle famiglie. Una legge molto importante perché con questa legge noi andiamo a dare un primo segno di solidarietà e di vicinanza alle famiglie che sono state duramente colpite dall'alluvione. In questa legge troviamo l'elenco di tutte le province e dei comuni che hanno subito danni e stanziamo la cifra di 37 milioni che saranno suddivisi in circa 12 milioni alle imprese e gli altri restanti alle famiglie, con un plafond che va fino a 3.000 euro di riconoscimento per le famiglie. È un primo gesto di solidarietà, di vicinanza e un primo aiuto che arriva dalla Regione toscana, un atto concreto. Insieme a questo i soldi per le imprese, le piccole e medie imprese, le aree commerciali e quindi con una parte che prevederà l'abbattimento degli ammortamenti e quindi tutta la parte degli investimenti e l'altra parte che sarà dedicata a comprare materiale che è andato deteriorato e quindi per acquisto anche di macchinari che sono stati sciupati. È una piccola cosa a cui speriamo si aggiungeranno presto le risorse del Governo perché siamo consapevoli che questo non basta però nel frattempo questi 37 milioni di cui appunto una parte 12 alle imprese e il restante alle famiglie saranno, speriamo, un piccolo gesto che darà un po' di sollievo a chi ancora sta soffrendo. L'atto passa con voto unanime, senso di responsabilità, dicono le forze di opposizione. Torselli, Fratelli dell'Italia, sottolinea però quella che definisce una nota stonata. Che senso ha oggi? Che tutto il Consiglio regionale vota insieme per portare i ristori che giustamente arrivano dalla Regione, si sommeranno a quelli che arriveranno e che sono già arrivati dal Governo nazionale. Che senso ha dire? Io chiederò ai cittadini uno per uno se hanno ricevuto prima i soldi della Meloni o i miei. Allora chiediamo ai cittadini della Toscana se sono così contenti di vedersi aumentare le tasse di centinaia di euro sotto Natale per pagare la mirabolante sanità toscana. Facciamo un sondaggio, chiediamo se sono contenti di aver ricevuto prima i soldi della Toscana o del governo per l'alluvione, ma chiediamogli anche se sono contenti di aver ricevuto un aumento delle tasse da qualche centinaio di euro a qualche migliaia di euro per pagare la sanità toscana. Il portavoce dell'opposizione Marco Landi presenta un atto collegato. Ho proposto una task force che, parti che parta poi anche dalla operatività della protezione civile e da quello che la Regione Toscana può concretamente fare per aiutare le persone ad avere i rimborsi. Perché purtroppo abbiamo vissuto anche nelle precedenti alluvioni. Tutte queste procedure burocratiche alla fine poi lasciano fuori purtroppo più della metà delle persone che effettivamente hanno bisogno invece di vedere... Ehm, almeno tornare indietro qualcosa di quello che hanno perso. Avevamo preso un impegno con chi aveva subito danni dell'alluvione, cercare di dargli delle risposte rapidamente e abbiamo deciso, con la variazione di bilancio, di mettere a disposizione delle imprese e delle famiglie 37 milioni di euro. Sappiamo e lo sappiamo davvero, e questo è solo un piccolo passo rispetto ai due miliardi di danni subiti, e che resta ancora tantissimo da fare. Ma era importante, in questo tempo, dare una risposta concreta ai bisogni di tante donne, di tanti uomini che stanno vivendo un momento di difficoltà. Di una cosa sono certo, la Toscana si rialzerà come ha sempre fatto, perché siamo una comunità forte, fatta di donne e uomini che nei momenti più difficili hanno spalato il fango, hanno soccorso chi era in difficoltà. A loro, oggi come allora, va il nostro ringraziamento e il nostro pensiero.